For over 28 years, Aflac has been a champion, donating over $168 million to fight pediatric cancer and blood disorders, including sickle cell disease. This December, Aflac proudly joins 97.1 Wash FM and Children's National Hospital for the annual Wash for Kids Radiothon. Mark your calendars for December 14th and 15th for a heartwarming 14-hour live broadcast where you can join Aflac in their efforts to support the miracle work happening at Children's National. Save the date, tune in, and be a part of something extraordinary with Aflac. Milano sia l'origine di ogni fenomeno, non solo economico, ma anche politico, perché non a caso il fascismo è nato a Milano. Beh, a Milano in realtà è anche finito, eh? Questo è Settimana Grezza, il weekly podcast che vuole darvi tutte le notizie necessarie per poter litigare con vostro zio al pranzo domenicale non appena dirà che Hitler era ebreo. Ma infatti, cioè, anche Anna Frank dicevano che sotto sotto stava con le SS, eh? E comunque, bentornati, Settimana Leggera Leggera. Una settimana, come dire, particolarmente nostalgica. In televisione e sui giornali non venivano nominati Hitler e Mussolini così tanto dal 1945. E diciamo che anche in televisione si sono impegnati, eh? Sì, perché durante una trasmissione, Zona Bianca, trasmissione che casualmente è ospitata da Rete 4. Ecco, comunque, a Zona Bianca è stato invitato Lavrov, che è il ministro degli esteri russo. Una persona molto pacata, eh? E soprattutto molto azzeccata per il suo ruolo. Perché tra le varie cose che ha detto Lavrov su Rete 4, Hitler era ebreo, gli ebrei sono i peggiori nazisti, il tutto su una televisione italiana. Che poi, cioè, uno dice, cavolo, Lavrov è il ministro degli esteri russo. Dovrà saper parlare nella sua vita un po', no? No. No, la risposta è no. Però, pensate se avessero intervistato il nostro ministro degli esteri. Io sono animalista e penso che tra Putin e qualsiasi animale ci sia un abisso. E sicuramente quello atroce è lui. Che poi, in realtà, la cosa peggiore detta in TV questa settimana non è stata detta da Lavrov, attenzione. Perché la TV italiana è un po' così. Bisogna sempre alzare l'asticella in un qualche modo. E chiaramente ci ha pensato la persona che quest'anno alza l'asticella più di tutti. Orsini. La Seconda Guerra Mondiale, a differenza di quello che moltissimi pensano, non è scoppiata perché Hitler a un certo punto deliberatamente ha deciso di attaccare l'Inghilterra, la Francia, la Polonia e la Russia. Hitler non aveva nessuna intenzione di far scoppiare la Seconda Guerra Mondiale. Quello che è successo è che i paesi europei hanno creato delle alleanze militari. E poi uno dice, sarà un lapsus, avrà sbagliato. E invece no, eh? Non è la prima volta che l'ormai ex direttore dell'Osservatorio sulla sicurezza internazionale dice cazzate. Chi l'avrebbe mai detto, eh? Ecco, per intenderci, questo è un suo vecchio monologo fatto a Nemo, una trasmissione andata in onda intorno al 2018. L'apologia del terrorismo alla Lewis. Siamo tutti molto preoccupati perché è in atto una grave crisi internazionale tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord. Temiamo che una terribile guerra possa scoppiare tra questi due paesi. Ma che cosa sappiamo realmente di questa crisi? In realtà molto poco, perché i media occidentali distorcono gravemente l'informazione. Ad esempio, vogliono indurci a credere che il dittatore della Corea del Nord sarebbe un pazzo. In realtà il dittatore della Corea del Nord è un uomo intelligente, razionale, il cui ragionamento strategico rasenta la perfezione. Sì, rasenta la perfezione. Ecco, c'è una simpatica teoria chiamata rasoio di Occam. Cioè, in poche parole, citando una puntata di Scrubs, se senti zoccoli, non dire zebra, di cavallo. Perché è più probabile, la soluzione molto spesso è la più semplice. Capito, Orsini?
dittatore della Corea del Nord, ha fatto cose geniali. Però dai, ora che non è più direttore dell'Osservatorio sulla sicurezza internazionale, sì, perché l'osservatorio è stato chiuso finalmente dalla Lewis, ecco, diciamo che probabilmente il caro professore, dopo questa esperienza, potrà prodigarsi nel difendere altre persone. Sì, ecco, se ci fosse stato lui qualche anno fa, Olindo e Rosa non sarebbero stati chiamati i vicini di Erva, ma i poveretti disturbati dai vicini. In ogni caso, iniziamo con qualche notizia interessante di questa settimana. Prima, però, come al solito, è sempre bello ricordarlo in un qualche modo. Lasciatele queste 5 stelline su Spotify. Così, prima di ritrovarvi a parlare bene delle Brigate Rosse. No, ma loro non volevano fare nulla di male, eh? Cioè, in fin dei conti, erano dei bravi ragazzi. Dei ragazzi a cui piaceva scherzare. For over 28 years, Aflac has been a champion, donating over $168 million to fight pediatric cancer and blood disorders, including sickle cell disease. This December, Aflac proudly joins 97.1 Wash FM and Children's National Hospital for the annual Wash for Kids Radiothon. Mark your calendars for December 14th and 15th for a heartwarming 14-hour live broadcast where you can join Aflac in their efforts to support the miracle work happening at Children's National. Save the date, tune in, and be a part of something extraordinary with Aflac. E sono molto felice che Giorgia Meloni abbia deciso di fare questa manifestazione incredibile, anche per la quantità del pubblico e l'entusiasmo che vedo proprio a Milano. Io sono convinto che Milano sia l'origine di ogni fenomeno, non solo economico, ma anche politico, perché non a caso il fascismo è nato a Milano. Berlusconi non è di Sorrento. Oh, si è conclusa questa settimana la convention di Fratelli d'Italia. Convention fatta a Milano, città dove è anche nato il fascismo, come ha fatto notare Feltri. Però, così, probabilmente ha fatto questo riferimento per far capire che l'unica cosa che Fratelli d'Italia ha in comune con il fascismo è quella di organizzare eventi di partenza a Milano. Sì. Quello e il fatto di applaudire con tutta la propria energia ogni volta che viene nominato il fascismo. In ogni caso, convention interessante. Praticamente la Meloni ha fatto un discorso pieno di enfasi in cui si mette di traverso contro i partiti che non la pensano come Fratelli d'Italia e non contro il PD, non ha detto niente contro il PD, contro Lega e Forza Italia. Troppo poco di destra, Salvini. Bisogna stare un po' più all'estremo. Vabbè, comunque non di solo scontro vive la Meloni, a quanto pare. Sì, perché sempre a questa convention è stato presentato anche un programma con cui presentarsi alle prossime elezioni. E oltre alla proposta dell'eliminazione della bocciatura, proposta sicuramente volta a costruire un popolo più conscio e più acculturato, ecco, oltre a questa proposta sono state lanciate anche le 4 priorità di Fratelli d'Italia, che sono mamma, merito, mare e marchio. Cazzo, che questa M grossa mi ricorda qualcuno, però proprio non riesco a collegare qualcuno che iniziava con la M. Boh. Comunque, ottima scelta di marketing, va detto. 4M per ricordare le 4 cose più importanti di Fratelli d'Italia. Sì. Sì, perché viva il Duce non era così palese. E questa era anche la settimana del 1° maggio. La festa dei lavoratori. Sì, la festa dei lavoratori.
Ma aspetta, perché è arrivato qualche piccolo dato in occasione di questa festa, come ogni anno in Italia. Praticamente, nella classifica delle regioni europee suddivisa per occupazione, negli ultimi 5 posti, a livello di occupazione, ecco, ci sono 4 regioni italiane. Cioè, praticamente, siamo quelli fighi degli ultimi banchi. Sì, quelli che poi incontri il venerdì pomeriggio in piazzetta e sono in tuta. Poi ci sono i morti sul lavoro, i grandi licenziamenti, i salari bassi. Ecco, diciamo che quest'anno al concertone del primo maggio ci sarebbe stato un sacco di cui parlare, ma proprio un sacco enorme. Però, va detto, grazie al cielo si è parlato di guerra e Big Mama ha fatto un monologo sull'importanza di accettare se stessi. Sì, accettare se stessi. Giusto, siamo d'accordo, concordiamo. Ma magari era il caso anche di parlare di salario minimo, Soprattutto per i lavoratori dello spettacolo. E non si intende solamente i cantanti, cioè si intendono anche i musicisti, i tecnici del suono, anche i volontari, anche i volontari dell'Eurovision che ci sarà settimana prossima, quelli che si devono portare il cibo da casa, per intenderci. E qui torna il primo punto del programma di Fratelli d'Italia, perché tutto è circolare. Mamma. Sì, perché l'Italia è una repubblica fondata sul "ma mi dai 10 euro che oggi devo lavorare". E infine potremmo parlare dei russi che allevano i delfini per farli avvistare i sottomarini. Ma sempre dalla Russia arriva una notizia sicuramente più succulenta, considerando soprattutto che siamo nel 2022. Sì, perché un membro della Duna, tale Milonov, famoso per la sua omofobia, un pillon più estremista per intenderci, ecco, lui sta conducendo I'm Not Gay, un reality show russo, che ora è anche su YouTube, dove i concorrenti testano la propria eterosessualità con delle prove di forza e facendo i gradassi, per intenderci. Che poi fare azioni mascoline con altri uomini solo per dimostrare di non essere gay è tendenzialmente il modo più palese per dichiararsi. E comunque, appunto, I'm Not Gay, il reality russo, che attraverso prove di mascolinità porta i concorrenti a cercare di dimostrare a tutta la nazione di non essere gay. Praticamente la storia di Tiziano Ferro inizio 2000. For over 28 years, Aflac has been a champion, donating over $168 million to fight pediatric cancer and blood disorders, including sickle cell disease. This December, Aflac proudly joins 97.1 Wash FM and Children's National Hospital for the annual Wash for Kids Radiothon. Mark your calendars for December 14th and 15th for a heartwarming 14-hour live broadcast where you can join Aflac in their efforts to support the miracle work happening at Children's National. Save the date, tune in, and be a part of something extraordinary with Aflac. You need to be at the Invest Wealth Summit, December 1st through the 3rd in Tampa, Florida. Join Tucker Carlson, Buck Sexton, Dutch Mendenhall, Lisa Booth, Tudor Dixon, and many more. Secure your seat at investwealthsummit.com. 2024 could be your best year financially if you know how to navigate it. Tucker Carlson will be live on stage with Buck Sexton and many more. Do not get left behind. Tickets will sell out. Secure your seat at investwealthsummit.com today.